Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Terzo appuntamento di giornata, grazie, perché tutti i video che escono a YouTube vanno veramente veramente bene, quindi grazie. Se il canale cresce è soprattutto merito vostro, ragazzi, perché lasciate like, lasciate commenti, vi iscrivete al canale, quindi grazie. Io non so, ma questo bimbo in mezzo alla strada, bravo, spostati un po', amico mio, perché si inizia proprio in mezzo alla via. Comunque, a parte questo, stavo dicendo, ci sono importanti, grossi aggiornamenti di calciomercato. Oramai è consuetudine fare un video serale, quando si esce dal lavoro, per portare tutte le novità di calciomercato. Mo' vediamo un pochino quando finisce il calciomercato, ma di sicuro usciranno comunque 3 video al giorno. Ora vedremo un pochino. Ma detto questo, ragazzi, tasto like e commento, perché voglio sapere soprattutto la vostra. E mi raccomando, in descrizione, se siete iscritti al gruppo Telegram, già sapete di cosa vi sto per parlare. Vi ricordo che il gruppo Telegram è gratis anche quello. Poi, se volete supportare il canale, ragazzi, vi potete fare un abbonamento da 99 centesimi. Detto questo, partiamo subito, perché abbiamo fatto quasi un minuto di introduzione. E permettetemi di dire una cosa, per piacere, prima di partire. Ma quanto cazzo è bello Lukaku con la maglietta con scritto Coca-Cola? Oh, ma quanto spaccime bello! E meno male! E meno male che non era in forma, e meno male! Tu pensa se arrivava sovrappeso Lukaku? Cioè, ragazzi, c'è un fisico tanta roba, eh? C'ha un fisico veramente, veramente tanta roba, voglio. È veramente messo bene, è bello, asciutto, voglio. Questo è, addirittura, secondo me, è anche più magro di quando giocava alla Roma, Secondo me Wagyu pesa anche meno di quando giocava alla Roma. Lancio questa provocazione. Detto questo, passiamo subito. Arthur, domani il Napoli potrebbe prendersi il centrocampista che mancava ad Antonio Conte. Perché vi dico questo? Perché nella serata, nel tardo pomeriggio di quest'oggi, sono state insistenti le voci di Arthur a Napoli. Bene, queste voci sono state confermate anche dai maggiori esperti di calciomercato, fra i vari Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio e altri giornalisti. Anche DAZN ha riportato la notizia, ovvero che il Napoli e la Juventus avrebbero trovato quasi sicuramente l'accordo per Arthur a Napoli. L'unico inghippo l'unico inghippo di questa trattativa. Qual è questo inghippo? L'inghippo è, ragazzi, l'ingaggio, perché Arthur in questo momento alla Juventus percepisce un ingaggio da 5,5 milioni. Quale sarà la strategia di Manna e perché si è arrivati all'opzione Arthur e non Amrabat? Perché il Napoli ha virato più su Arthur, perché, a parte perché Gilmour a questo punto non verrà più, ragazzi, l'abbiamo già detto oggi, ve l'ho già riportato quest'oggi pomeriggio nel video delle ore 1:30, se non sbaglio, perché poi c'è stata la conferenza stampa di Antonio Conte alle 3:30, quindi per non bruciarmi uno slot dei video ho preferito fare in questo modo. Quindi stavamo dicendo, proprio per l'infortunio di Gilmour, il Napoli ha virato su Arthur, giocatore che a questo punto Conte lo desidera, lo vuole, perché Arthur, ragazzi, a centrocampo, se vi devo dire la verità, male male non è. Giocatore con tanta esperienza, che potrebbe portare veramente tanta esperienza in un gruppo giovane come quello del Napoli in questo momento, e quindi sarebbe da valutare veramente questo inserimento del Napoli proprio per Arthur. Perché non siamo andati su Amrabat? Perché il Napoli non è andato su Amrabat, ragazzi? Perché domani dovrebbe essere il giorno decisivo per Foroluscio alla Lazio. Ovvero, il Napoli doveva fare questo scambio con la Fiorentina, ovvero io ti do Amrabat, tu mi dai, io mi prendo Amrabat, io ti do Foroluscio senza mettere nessun soldo. Praticamente era uno scambio alla pari, Però qual è stato il problema? Che Foroluscio ha già un preaccordo, diciamo così, con la Lazio, e vuole fortemente andare nella Lazio di Baroni, visto che ce l'ha avuto l'anno scorso a Verona, e già sa che secondo me potrebbe anche giocare titolare in questa Lazio, diciamoci la verità, Wagyu. E quindi ecco perché il Napoli non ha più virato su Arturo. Fiorentina, che attualmente sta 1-1 con la Puskas Academy,
E attenzione, perché questa Puskas Academy ha giocatori veramente interessanti, eh? Da tenere d'occhio questa Puskas Academy, squadra che è nata da pochi anni e già sta facendo qualcosa di clamoroso, andandosi a giocare la partita con la Fiorentina, a portarla in casa, eh? Quindi questa Puskas Academy è da tenere sott'occhio, ragazzi. Allora, quindi stavamo dicendo proprio di Faloruscio a questo punto che attende la Lazio. Gaetano, ore caldissime per il trasferimento al Cagliari, come ci dice buon Gianluca Di Marcio. Scusatemi, mi sono appannate le orecchie un attimo. Porco due, che dolore per sta palle. E quindi Gaetano dovrebbe andare al Cagliari. Qual è questa cosa? Mi ricollego un'altra volta ad Arturo. Questo ingaggio, perché il Napoli sta contrattando attualmente con la Fiorentina, con la Juventus, è l'ingaggio a 5,5 milioni, troppi naturalmente per il Napoli. Cosa vuole fare Manna? Vorrebbe che una parte dello stipendio venga, prestito secco, ragazzi, prestito secco. Un anno penso di prestito secco. Cosa vuole fare Manna? Vuole che la Juventus paghi questa metà dello stipendio, e la Juventus sembrerebbe venire incontro al Napoli proprio su questo fatto dello stipendio, e il Napoli ci metterà una parte sua, penso sui 3 milioni, 2 milioni a questo punto, o 2,5 e 2,5, staremo a vedere poi se questo affare andrà in porto. Cosa ci dice però tutti i quotidiani sportivi, cosa ci dicono tutti gli esperti di calciomercato? Che domani mattina dovrebbe arrivare l'ok per il trasferimento di Arthur al Napoli. Quindi il Napoli domani mattina dovrebbe avere il giocatore pronto per firmare il contratto. Naturalmente ci saranno le visite mediche prima di firmare il contratto, anche se le visite mediche le ha fatte prima, appena rientrata alla Juventus, quindi è inutile secondo me anche rifargli fare le visite mediche, tanto è un prestito secco, quando mai giocherà Arthur. Però ecco, potrebbe portare quell'esperienza che manca al centrocampo per il Napoli, eh? Diciamoci la verità. Cosa molto importante, che già me la sono scordata, hai visto, talmente che era importante, vai. Ah, McTominay, il mio amico Scott, ragazzi, domani ci sarà la presentazione ufficiale di McTominay, non vi preoccupate, non è sparito dai radar, domani ci sarà l'annuncio ufficiale, il tweet da parte di Aurelio De Laurentiis. Non so perché bisogna aspettare queste 24 ore, forse dovranno fare qualche clip, qualcosa, non lo so, sinceramente non lo so, però ecco, domani sarà il giorno di McTominay. Attenzione a domani mattina, che il Napoli potrebbe ufficializzare anche l'arrivo di Arthur. Sono ore caldissime anche per quanto riguarda Victor Osimhen, ragazzi, quindi attenzione ad Osimhen, all'Al-Ahly, addirittura la RAI dice che c'è un accordo, ma di questo ne parleremo domani, eh? Nel video di domani al Napoli dovrebbe entrare 85 milioni, ma staremo a vedere domani. Detto questo, aiù, iscrivetevi al canale, è gratis, mi raccomando, il tasto like e il commento che sono fondamentali, voglio sapere soprattutto la vostra su questa trattativa di calciomercato. Noi ci becchiamo domani mattina, domani il primo pomeriggio alle ore 3, ci uscirà il primo video, poi alle ore 18 e poi gli ultimi botti di calciomercato che usciranno domani sera dopo il lavoro. Detto questo, aiù, cosa mi spanali, Cristi Dio, che non c'ho i fari art, che cazzo mi spanali. Detto questo, aiù, iscrivetevi al canale, già sapete tutto, aiù, mi state dando delle soddisfazioni enormi. Detto questo, ci vediamo domani. Buonanotte, aiù, e sempre e comunque, forza Napoli. Dal vostro Neapolis 1926. Ciao, aiù.